Fra fantasmi, orchestrali, turisti dispersi e sacchi di pattume che prendono vita, si anima il viaggio turistico dell'Open Bus di Ravenna Open Tour, grazie allo spettacolo del duo comico Malandrino e Veronica, Insolito Bus, che animerà le corse del sabato sera per i mesi di luglio e agosto. Di che tipo sarà lo spettacolo che metterete in scena su questo autobus? Allora, questo si chiama Insolito Bus, Insolito Bus, è, sì. appunto, lo dice la parola stessa, è insolito, è un autobus insolito che gira a Ravenna scoprendo luoghi, strade, storie particolari, anche quelle che molti ravennati forse non conoscono, e durante il tragitto si pullula. Ti piace il termine? Si pullula di esseri, personaggi strani, persone che vagano per la città, che salgano a raccontarci le loro storie, musicisti, esseri vari, esseri mostruosi, esseri carini, il fantasma di di Teodorico, vero? Il fantasma di Teodorico. Possiamo dire una specie di incontri ravvicinati del terzo tipo, lo possiamo dire. Ah, questo è il Day Pliant. Si svolgerà ogni sabato qui a Ravenna per tutta l'estate, con una modica spesa. Uno sale, acquista un biglietto e sale a vedersi questa cosa. Intanto si gode il fresco della città. Quanti saranno le persone coinvolte in questo spettacolo? Beh, l'autobus tiene 45 posti, noi a volte però ne abbiamo portati anche 82, quando non, no, al massimo 45. Sono due turni, uno alle 20:30, uno alle 22. Partiamo da Piazza Garibaldi, non Piazza del Popolo oggi perché è la conferenza stampa, e tutti i sabati, se piove, non lo sappiamo, con gli ombrelli. Cosa vi ha spinto a fare questa cosa? Rispondi, cosa ci ha spinto? Beh, la cosa nasce da un'esperienza maturata a Bologna, ne abbiamo fatta per anni a Bologna, ha avuto un grandissimo successo, abbiamo pensato di esportarla anche a Ravenna, perché è una città simpatica e secondo noi ricettiva, che potrà fare potremmo ottenere lo stesso risultato che abbiamo ottenuto a Bologna. Come si sposa lo spettacolo con le informazioni turistiche che vengono date sul bus? Beh, noi, voglio dire, noi già veniamo da Bologna, quindi siamo emiliano romagnoli doc, si sente dall'accento. E chi meglio di noi potrà parlare ma non la solita Ravenna, quella che ormai conosciamo tutti, il Battistero degli Anziani. Chi non lo conosce il Battistero degli Anziani? La chiesa del Polline. Non è questo. Noi facciamo una Ravenna che è più, ecco, intrigante, diversa. Lo sapevi? Tu sei di Ravenna? Sei di Ravenna. Allora, tu lo sai che in via Mentana, c'era un'osteria. Lo sapevi che c'era un'osteria? Dove era il covo di una setta di assassini, di accoltellatori? No, non lo sapevo. Nel 1800 però, tu non c'eri, no. Non c'eri, va bene, neanche questo noi. È storia di Ravenna, ci sono tante piccole cose carine, come ad esempio questa piazza, il balcone che adesso è della prefettura, un tempo questo balcone, e questo ti fa capire quello che tu non sai di Ravenna. Quando sarà lo spettacolo inaugurale? Allora, inauguriamo sabato 6 luglio. Facciamo due turni, uno alle 20:30 e uno alle 22. Questo è il primo che facciamo, è a inviti. È invito, cioè, è invito, quindi affida sì, esaurimento, però bisogna prenotarsi perché è meglio prenotarsi presso Ravenna Incoming. Invece poi dalla settimana dopo, quindi dal 13, così via, per ogni sabato fino al 7 settembre, invece articolo a bene. pagamento, 15 euro il prezzo intero, 5 euro ridotti fino a 12 anni. Questo è i ragazzi di Lavori in Comune per Ravenna Web TV.